i giovani studenti universitari. L'occasione della firma del protocollo di oggi con la Fondazione Spadolini guidata da Cosimo Ceccuti, con il centro di riferimento di quello che sono le università, il mondo accademico e culturale in Toscana, è un vero momento di grande proiezione internazionale. È importantissimo quello che è la sostanza di questo protocollo. La Villa Spadolini, adiacente a quello che sono i locali della Fondazione, che oggi costituiscono un punto di riferimento fondamentale, diventa con questo protocollo orientata alla realizzazione di un centro che potrà garantire una foresteria e quindi la possibilità di ospitare studenti, studiosi, un centro congressi naturalmente di piccole dimensioni, ma utile per quei seminari e quelle occasioni di approfondimento di ricerca. E poi un centro culturale integrato che vede la Villa Spadolini e i locali della Fondazione prospettare da Pian de Giullari quello che era il sogno del professore. Della sua biblioteca, della sua cultura. Però adesso il discorso si amplia in virtù di questa importantissima acquisizione che abbiamo fatto e che è la Villa del Nonno. Sappiamo che la Villa di Spadolini, quella nota come Villa del Professore, fu costruita negli anni 60. Alla morte del nonno, la villa, quella dove lui ha scritto le sue opere giovanili, dove andava d'estate, quando ha chiamato appunto il periodo dell'età favolosa, era quella poi andata a fratello Paolo. Le due figlie, Erika, hanno ceduto alla Fondazione. Devo dire, devo ringraziarle, a un prezzo stracciato che è al di sotto della metà del valore della villa, purché fosse destinata a integrarsi in quel sogno che lo zio Giovanni aveva di fare di quella collina, no, la collina cara a Michelangelo, all'Assedio di Firenze del 530, a Galileo, a Guicciardini, fare un polo culturale, un centro di cultura.